tanti amici che ci tengono al corrente di situazioni, di fatti particolari, siamo venuti a Frassenè. A Frassenè a trovare un personaggio che ha una passione, un hobby che coltiva da molti anni. Oltre che essere una persona sicuramente geniale e che nella sua vita ha fatto parecchie cose, ha sempre avuto come hobby lavorare il legno. Ma del legno fa delle cose veramente incredibili, fa delle catene, e adesso parleremo con il personaggio in questione di come fa a fare queste bellissime catene e dei lucchetti in legno. Il personaggio in questione è Angelo Minella, conosciutissimo Zasio, come diceva giustamente Angelo, è conosciuto anche per questo soprannome, ma noi giustamente lo chiamiamo Angelo. Angelo adesso ci spiegherà intanto come fa a fare queste catene e cosa hanno di particolare queste catene. Angelo, cosa ha di particolare? Questi anelli qua? Il particolare è uno solo, perché prima di tutto bisogna legno di noce, di piede possibilmente, perché se è di ramo di noce è facile che sia friabile. Sì. Mentre di piede è già un legno che tiene duro anche a certe strutture. Secondariamente, la mia passione è stata quella, perché so che il legno di noce è il miglior legno che esiste nel in mondo assoluto. Per qualsiasi soggetto di lavori. E con ciò ho preso la noce e mi sono messo a fare queste catene. Ecco, ma di particolare queste catene le ha che non le ha aggiunti? Cioè? Particolare, adesso ve lo dico, io parto con questo pezzo di legno. Che dopo vedremo anche. Poi ve lo faccio anche vedere se volete. Sì. Questo pezzo di legno che può essere un quadrato da 5x5, 6x6, poi lo faccio una croce, batto giù i quattro angoli, e i quattro angoli mi viene quattro alette, che sarebbero le spalle degli anelli, che sarebbero queste, vedendole in questo campo qua, si vede che è il verticale, e lì mi do il mio bel tempo di disegnare gli anelli sulla parte orizzontale e sulla parte verticale, lasciando poi lo spazio che da un anello all'altro lo possi levare. Certo. Levandolo, io dopo, a tempo perso, così pian piano, me li do con delle lime, me li do con i trapanini e me lo do a fare finché l'ho portato a termine. Ma per fare il medisea, per fare un anello di media, quante ore che volo? Ben guardi, quando ho incominciato per fare la prima, parlo del tempo fa, c'era anche un geometra che voleva che ne regalasse una, dico, è troppo facile regalarla, dico, perché per farne una mi occorreva quei tempi che erano le prime, quasi 2 ore per anello. Partire dal grezzo. Adesso che ho preso la mano, adesso che è più piccoli che sono gli anelli, è più difficile, più piccola che è la catena, più difficile diventa, perché se non la va soggetta a spaccarsi, devo scegliere il bel legno senza difetti. Certo. E così vengo al solo, che ho portato a termine questi lavori. Ecco, chiaramente il ghiena ha fatto tantissime e per usi diversi, no? Perché il ghiena ha fatto, non so, da mettere sui caminetti. Da quando che ho incominciato fino a tuttora ne avrò fatto una trentena. Però tutti me la chiedono, che le piacciono, vengono a gustarle, che ne regali uno qua, ne regali, o che le vendi. Sì, ho detto, non le vendo neanche una. Ecco. Tanto è vero che non volevo fare neanche questa pubblicità qua, perché volevo tenermi nascosto il mio hobby. Sì. Lo so se mi spiego. Sì. E d'altra parte, quelle che sono qua, sono 20, della 17. Tutte una diversa dall'altra, perché non c'è una uguale. Adesso magari le vedremo dal vicino. E le altre l'ho regalate. Ecco. E quelli che le ho regalate sono riconosciuti, non sono più come mai. Credo, perché in effetti lei veramente delle cose le bellissime. Io ho detto tutto come fa. Adesso comunque vedremo dal vivo e con la telecamera da vicino anche i famosi lucchetti. Una cosa particolare di queste catene è che lei è tutte diverse, cioè tutte le ha delle aperture, di meccanismi, di aggancio, di disegno diverse, Angelo. Non voglio neanche parlare. Ecco, ad esempio questa qua, che funzione ha? Perché l'hanno fatta così? Questa qua ho imitato la catena del caminetto che ho qua a me. Uh-huh. Allora questa qua la sarebbe il gancio in cui dove si mette dentro la pentola, fa la polenta, insomma. Sì. Questa qua sarebbe quella che si picca sotto il magon. Sì, chiaro. E questo dentello qua, questo gancio qua, è quello che funziona, andare su per tutti. Si può agganciarlo a qualsiasi? Sì, per alzare e abbassare la carriera un po'. Perfetto. Ecco, qua ne vedete un altro ancora, anche questa là, un aggancio qua a mia.
Questo era un altro gancio particolare, no? Questo vorrei che qua il gancio l'ho fatto a croce, innesto bloccato per doverla aprire, per fare un mezzo giro e la fuori. Perfetto. Qua ne vedete un'altra ancora. Beh, questa qua l'aveva fatta per mettere intorno alle donne, intorno alla vita. Ah, la potrebbe essere una cintura? Ecco. Sì, perché allora questa qua la si annesta dentro qua, questa, su un qualsiasi anello, così, che va dentro il suo spinotto, con la controspina. Ecco, da precisare che è tutto in legno, eh? Qua che ne è solo ed esclusivamente legno. Ah, beh, qua non si conosce altri materiali. Meno cambia niente, ora è legno. Ecco, praticamente, come si vede, l'è cambiata chiaramente le dimensioni della cintura. Quindi questa lì è un'idea veramente, la potrebbe essere un'idea di moda da lanciare, visto che noi gli stilisti che lancia delle cose strane di moda, questa lì è una cintura in legno, lei è una cintura da donna in legno. Adesso ne vedete un'altra, eccola qua, questo è anche molto bella. Questa qua la serie più grandi. Questa qua la serie è stata fatta a carattere per la marina, perché l'ha l'ancora in fondo. Sì, richiama proprio. Ecco qua. E allora la venga là dalla nave finché la cosa. Qua su quindi i suoi mezzi di poter tirare sull'argano. Mm-hmm. Perché l'argano è possibile agganciare, metterla in tiro. E dopo sostituire con un'altra cosa, in modo di far manca venire avanti e sostituirla. Ho capito, quindi le disegnata sulle basi della catena che serve per tirare sulle ancore dalla nave. Esatto. Quindi ogni disegnata ha una spiegazione. Sì. Ne venga un'altra qua, complicata anche questa. Beh, questa a dire la verità, che la è. Sì. Eccola qua. Da quale la serie è stata una catena che va a palichese. Altra funzione anche questa. Che sarebbe quel pendaglio che dopo sottostante là e ha possibilità di mettere dei grossi lampadari, eccetera, eccetera, sì, dentro sì, qua. Sì, sì, sì. E su per qua, vedete che ne un anello corto, quell'altro l'ho fatto a quattro fori, perché ne uno, due, tre e una quattro. Certo. Questo è un pezzo unico, appunto, è bene farlo vedere. Questo qua sarebbe la parte ancora, volendo, piccarla su una certa altezza delle centine della chiesa, no? Sì, 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 sì. E allora il sistema dei due agganci, questo è l'aggancio. E questo qua è il poderia fare un duplicato di dipende da qualche una specie di plafoniera. Ho capito. Allora. Evidentemente a forza di fare catene, Angelo, che mi è questa idea che forse era il caso di fare anche un altro attrezzo. Ma io a parlare bene! Di fare i famosi lucchetti. Ma i famosi lucchetti in legno. Perché, Angelo, che non hai in mente il discorso? Perché io pensavo che nei tempi che erano nei campi ci concedono. Però il lucchetto, secondo me, è sempre esistivo. Certo. È vista una catena, solamente con i ganci così. Senza la possibilità di bloccare, per agganciare qualcuno, tutti si sgancia. Certo. Ma quando quelle bloccate un lucchetto, allora la tengo bloccata del tutto, no? Certo. Ecco che mi ho pensato a fare il lucchetto. Allora mi succa la toppa perché non va dentro il vento. Che va dentro la sociave. Metto. La sociave. Smontabile. Col guida toppa, col guida chiave dentro, nello stesso tempo l'ho fatta forte perché è il legno, farla mandata nella serratura, se non fosse le fragile, quindi sarebbe facile spaccarsi. E con ciò l'ho fatta un po' esagerare le proporzioni, ma insomma lei questa qua. Ecco, e chiaramente il legno è tutto, anche i chiodini. Tutto, ma questo è smontabile anche, Io vi giro il lucchetto, se volete ve lo faccio vedere. Tutte queste spine traversali qua le bando fuori. Tutti coi piolini. E le apro e voi vedete la serratura dentro in legno senza neanche un chiodo, senza neanche cos'è il metallo dentro qua. Ne vedete un altro, ormai questi lucchetti, perché sapete che ne tanti, di piccoli, di grandi. Eccolo, un altro.
che aveva un'altra funzione. Questo qua sarebbe stato ai tempi, dato che si parlava di bloccare o porte o portoni o cofani o bauli, sarebbe un altro lucchetto che sarebbe stato. Potrei garantire comunque che funziona a tutti quanti, e sarà sicuramente quando che... Se devo dirvi la verità, che è tutta una... Questo qua ho messo dentro una molla metallica. Ecco, questo è l'unico che ha però la molla. Sì, ce n'è altri fuori di questo. Perché? Poco... Perché pensavo che riscattasse e rimandasse la mandata della serratura dentro. Ho capito. Adesso... Potrebbe darsi che la se fosse... Può darsi che la fosse incantata. Beh, comunque non è un problema. L'importante è spiegare, questo qua praticamente doveva servire per... Questo qua è il coperchio di un cofano militare. Di un baule, insomma, di un baule, no? Di un baule. Mm-hmm. Questa qua la sarea, come si chiama, la bratanera che chiude, no? Sì, e sì, poi sì. Il lucchetto qua che attraversa via l'occello qua, che col così chiamato lucchetto lo blocca. Perfetto. Ma sarà di parlare in prima, ma perché sto ricordo, mi parlai prima del campo di concentramento, vero? Ricordo dei lucchetti. Perché, a dirvi la verità, quando ero giovane avevo una gran fede a voler bene alla patria, a fare il mio dovere, perché ero anche sottufficiale dell'esercito. Certo. E tutti questi ricordi qua mi sono stati impressi, adesso non sono più pronto a smentegarli. Mm-hmm. E allora conoscevo qua chi erano i cofani militari e gli ufficiali, qua chi erano i campi di concentramento della Germania, ove in cui mi sarava dentro con una sbarra di ferro di 30 mm, un lucchetto di acciaio che pesava 5 kg, e allora i miei lucchetti che andavano avanti in giro, che erano sui campi di concentramento, che andavano in giro sta sbarra, mi veniva le catizioni per la schiena. Allora che resta il pallino del lucchetto? Sì, che non vuole, non è meno della testa. Ecco, e allora questo ricordo, diciamo, lo ha portato nella pratica, costruendo questi attrezzi qua. Proprio così. E mi diceva comunque che il game costruisce ancora, perché le ultime, lei dell'anno scorso, le ultime catene, no, che l'ha fatto. E quest'anno ancora lei, perché lei è la primavera, sempre primavera, perché l'ho fatto due. Ho capito. E lei quelle là che somiglia a quelle delle donne, una serie po'. Montando giù questa. Aspetta un po'. Questa qua ho visto per televisione che le donne moderne e quelle che seguono la moda di oggi sì. si mettono una catena intorno a un trench, un prabito, un paltò, che esso sia. Sì. E allora, proprio questa, ecco, la penso io per farne una per le donne adesso. Potrebbe diventare un articolo di moda da lanciare sul mercato, insomma. Ma no, veramente non per vendere. Sì, d'accordo. Ah, perché l'avevi già tirato giù? No, perché ne dei due tipi diversi. Ah, di due tipi diversi, ho capito. Comunque, le fa la funzione di una cintura. No, questa non è per la donna, sbagliavo a parlare. Ah, questa è un'altra? Questa è una decorazione che va dentro su una macchina. Ho capito, sì. Che dalle maniglie laterali sì. C'è l'impugnatura per tenersi dentro la macchina. E per abbellire la macchina dall'interno avevo pensato a fare questa catena qua, messa dentro... Sì, in su una maniglia, sì. Portandolo a quell'altro pezzo di catena attraversasse tra i sedili antistanti sì. e i retrostanti, a corda, molo o tela come ho voluto, e qua via faceva lo stesso. Ho capito, un articolo per abbellire l'interno di un'automobile. Esatto, allora, ecco. Però qua si poteva accorciare, allungarla, perché ella la va dentro su un qualsiasi anello. Perfetto. Dipende dalla larghezza della Perfetto. Macchina. Quella che parlavo prima della donna... Lei qua sotto, ma l'avevi già fatta vedere prima. L'avevi già fatta vedere prima. Ma non l'aggancio con un pan dell'altro. Perché ne vedi tutti i tipi qua, ben visto, sì. Ma comunque dopo eventualmente la vedi. Comunque dice che dopo, in un momento di particolare passione religiosa... No, Angelo, e l'ha fatta anche questa. Non sono troppo piegato per quella... Dammi la roba. Non ha importanza quella roba. Non ha importanza, però l'hai stata fatta e l'hai bella. Dopo, secondo le mie passioni, vista la faccenda, che produce mille, prodotte miste nuselle qua, Sì. Prodotto le nuselle grosse così, so che esiste anche i rosari nella nostra religione, questo qua sarei uno di quei peta che fa uno qua di questi, e per finire mi sono messo a forare nuselle, e mi sfora. E dopo sfoderà i fili di rame qui che gli ha volti di... e plastica, sì. che i film moderni dopo gli elettricisti, sì. io sfoderati, sì.
in modo che si vengano fuori luci di appena sfoderai. E appena finì la catena ha dato subito la vernice perché sennò i ciapa i cosa se voglio dire l'ossido. È l'ossido, eccoli. Allora gli è rimasti bei eccola cosa. Qua, la corona fatta da Angelo. Ma lei anche viene via, Don Alberto? Sì. Di noi ce l'è. Dopo, quando che è stato il momento del Pasqua, non ero io, è stato il prete dentro per le porte. Ah, mi ha messo una mano su una spalla, mi ha detto, reverendo qua, nostro arciprete, sì. Bella opera hai fatto Zasio, perché mi chiama Zasio, che è il prete a me. Ma il guarda il reverendo di che non merita essa benedia di, per cosa può essere? La guarda bene, lui, e l'ho avuto tempo, non l'abbiamo visto, mi qua sopra la croce, invece di mettere Ingri, le Ingri, però sì. Ho fatto l'enne rovescio, con la mano bassa. Ho capito. L'enne con la gamba destra bassa invece che l'enne con la gamba in giù. Ma allora il prete mi ha detto, merita lo stesso di essere benedetta. È la benedetta. Perfetto. Voglio dire, fare ancora andando avanti quelle là. Ma queste robe qua in genere le fanno quando? D'inverno? Quando mi distano, fa nient'altro ecco, che prova. D'inverno praticamente. D'inverno. Adesso quando ho fatto la sniappa, dopo che vedremo, possiamo fare qua. Ed ecco qua la partenza, no? L'origine della catena. Eccoli ragazzi, qua mi prendo il pezzo di noce che sia di piene di noce, non quello di ramo, faccio un muraletto da 3x3, 4x4, 5x5, come intendo io a fare le catene, grandi, grosse, sottile. E fatto questo muraletto poi, vedete, li porto via i quattro angoli, che in sostanza, vedendolo in pianta, resta una croce così. Sì. Da questa croce prendo una parte orizzontale e traccio il primo anello, col compasso perché non sono fuori di un millimetro un'ora. Lo traccio dall'altra parte della croce. Allora viene che, quando sono tracciati, col mio seghettino, comincio a farci la circonferenza esterna, a tutto quanto, il sinistro e il destro, sinistro e il destro. Fatto questo, prendo un trapanino con una trivella fina, sì. E svaro fuori la parte interna. E resta ancora il pezzo di legno tutto intero. Sì. Mi lascio il margine che tra un anello all'altro lo possa spalare, sì. E il margine che lascio io sta in me a saperla far venire quanto lungo la voglio io la catena. Certo, sì. Se lascio un centimetro per ogni anello, io potrei produrre 10 centimetri, sono 10 anelli di lunghezza. E per finire, fatto questo, comincio a finirli, e ultimamente gli do la vernice e queste sono le catene. Questo pezzo che c'è qui sopra qua, sì. Questo serve in me a dover fare qualsiasi mezzo di allacciarlo. Eccolo qua, tipo questo insomma. È tipo quello, ma non ne ho fatto neanche uno uguale fino a tutti diversi. Tutto uno diverso all'altro. Ho capito, quindi le tutte catene firmate e un pezzo unico. Sì, mille firme a fuoco. Col ferro brostolà. Certo, certo, certo. Come un grande artista, no. Mi pare anche giusto. Ecco, va bene. Adesso se volete vedere proprio i miei ultimi finali passioni, che non l'ho mai persa, sto facendo qua, farvi vedere, la porta del lager dove sono stato io all'undicesimo Bifal in Boston. E quando ho fatto questo, mi è venuto in mente che questa sbarra qua, vedete questa sbarra che è tutto un pezzo, era quella che mi chiudeva l'entrata del dell'hangar, diciamo quello del lager. Sì. Quando la guardia tedesca la tirava, la metteva dentro la sera, io ero appena dietro la porta con il mio letto a caselle, mi veniva nella schiena che non vedevo più altro che l'inferno. E dopo ho pensato, se ho fatto questo, loro avevano un lucchetto che pesava 5 kg di acciaio. E la guardia metteva questo lucchetto qua, quando sentivo la mandata della chiave faceva plac, era l'ultimo colpo della spirale che funzionava nei miei patimenti. La mattina tornava ancora, quindi la aprire, faceva questo lavoro qua e il grido della guardia diceva Austen, voleva dire alzatevi. Immi, perché eravamo italiani militari internati, sì. Però avevamo il Triskefangle come tutti gli altri.
i trattamenti erano quelli. Sì. Allora... Io non sono morto perché avevo patito da giovane, avevo lo stomaco piccolo, ma quelli che erano abituati a mangiare bene sono stati i primi a lasciare la pelle di dentro. E là è finita tutta la mia fine di patimenti. Ma la testa mi rimane ancora lì, allora, i ricordi. Allora è meglio chiuderlo definitivamente così. Allora, propriamente chiuderlo, perché non voglio neanche più sentirla funzionare questa cosa. La lascio lì per mantenere la memoria e poi basta.